Salto. Ah, aspetta, io intanto inizio a pelare le patate. In Spagna adorano il fritto, tra l'altro. Questo è comune all'Italia. Esatto. È regionale, ama il fritto. E si ama il buon cibo e proprio si vive molto in piazza, come in Italia. È proprio molto vissuta questo tipico dopo il lavoro, incontrarsi con gli amici, prendere un aperitivo, chiacchierare. E di solito si fa nei bar o nei chiringuiti. Il chiringuito è invece un bar che c'è sulla spiaggia. E quella è un'altra cosa molto bella che ovviamente qua non si può fare, però Qua in Sitiolo ci adattiamo, noi ci esatto. adattiamo, C'è un po' lo sguardo dell'antropologa descrivere questo paesaggio spagnolo. Tu sei antropologa, attivista, posso Sì, dirlo? decisamente. Ho sempre avuto la passione del viaggio, devo dire, per me scoprire posti nuovi è la passione più grande che ho. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno già spinto a viaggiare da molto piccola e quindi, beh, forse come si vede anche in casa mia, ho riportato un po' di, Il di mondo. ricordi e mondi diversi e per me è un modo anche per conoscere meglio me stessa, sai? Quello che mi circonda, capire che ogni cosa può essere vista e vissuta in modi diversi. Quindi questa pretesa che a volte abbiamo, no? Anche questa arroganza di dire ah, noi lo facciamo così perché si fa così. Una volta che esci dal tuo piccolo mondo, capisci che invece, insomma, le possibilità sono tante e non è che una è migliore dell'altra. E com'è poi tornare invece al piccolo mondo? Dai. Ti dirò, tu sai perché poi noi ci conosciamo ormai da anni, però sì, ho sempre avuto un rapporto un po' difficile anche con l'Alto Adige perché ho un forte amore per questa terra e ne vedo le risorse, le ricchezze. Poi, come tu sai, io sono nata in una famiglia mistilingue, quindi per me, cioè, vivere in un posto dove diverse culture si abbracciano è fenomenale. Quello che mi rattrista è che ancora si parla degli stessi argomenti di 20 anni fa, che vedo che insomma c'è sempre una certa voglia di rimanere nello status quo, no? Cioè di non andare avanti o di non vedere anche quello che succede nel resto del mondo. Ecco, questo un po' mi rattrista e trovo che rende le persone a volte un po', ecco, con i paraocchi. E quello. E poi c'è un'altra cosa che un po' mi appesantisce, è che tanta gente si lamenta in Alto Adige. E io sono una persona, diciamo, che prendo sempre tutto sul ridere, anche su me stessa, e ho vissuto in posti dove la gente non ha nulla, e lì la gente è più serena e si lamenta meno. Qua invece col Quindi lusso. benessere, esatto, c'è un Esatto. po' chi ha di più, come A dire. volte sono veramente invidie o appunto anche il non voler procedere, che però è limitante poi per la società intera ed è un peccato. Adesso qua qualcuno in Spagna mi odierà perché questo non è il modo chic di fare la tortilla, ma noi facciamo la versione semplice. Momento della verità, è ancora liquido, non dovrebbe essere del tutto liquido, ma potremmo farcela. Ah, eccola. Può succedere, esatto, si pulisce dopo, però vedete che è già tipo frittata? Sì, oddio, se mi vede un cuoco. Beh, abbiamo parlato di questa ricetta, però qual è la tua ricetta per il sottiolo? Domandona! Però, insomma, Ah, la domandona! rispetto alle cose che hai detto, mi hai raccontato, insomma, cosa proporresti? Quale ricetta proporresti all'Alto È Adige? difficile questa domanda, Difficile Valentino. domanda. Allora, per me la ricetta è quella di sperimentare di più e lavorare meno. Perché la gente in Alto Adige ha questa tendenza, a mio avviso,
a definirsi attraverso il lavoro e a definire la qualità di una persona in base alle qualità lavorative. Ecco, invito chiunque a provare invece a vivere più, diciamo, i valori che una persona rappresenta, le caratteristiche, le passioni, cioè di trovare dei modi, sì, di godersi la vita, perché cioè viverla e basta per accumulare ricchezza, cioè, e poi hai dimostrato di, ma cosa ne trai? Invece io cerco di, e sono un'appassionata di lavoro, mi piace quello che faccio, ho sempre avuto lavori molto stimolanti, però il lavoro è una parte e mi piace proprio viverla la vita, godermela la vita, assaporarne tutte le sue ricchezze, no? Quindi ecco, il mio invito è godetevi la vita con allegria e sorridere anche di più di se stessi. Quello credo secondo me è un... È una cosa importante. Tra l'altro, allora, non è bella, ma sta venendo. La cosa bella è che ci puoi mettere qualsiasi cosa. Ci mettono Ok. spinaci, pesce, patate, qualunque cosa. Beh, è un po' caotica, però è il gusto che conta. Quindi poi dopo vedremo. Poi abbiamo un'ultima cosa che volevamo fare, i chipirones. I chipirones sono i ciuffetti di calamari, però l'importante è che siano il più possibile asciutti. Questa è la più facile di tutte le tapas Ok. ed è veramente buona quando riesce bene. E per questo appunto abbiamo preso i nostri calamaretti puliti. E per friggerli bene, io di solito uso un sacchetto proprio di quelli da freezer e poi ci mettiamo farina, così possiamo scuoterlo e si mischia abbastanza bene senza troppi casini. Io vado a occhio, di solito, io prendo proprio una manina così e la metto dentro. Vedo, ma ne metto un'altra, ne metto due. Di farina, questa grano tenero. Però ci metto anche un pochettino di farina di mais, perché diventa un po' più croccante così la frittura, ok? Quindi anche qua ci metto un po' di questa. Poi ci mettiamo un po' di sale. Allora, qua adesso il trucchetto è scuotere. Sac. Ci serve di nuovo, che strano, dell'olio per Dell'olio friggere. per friggere. E limone, frittura di pesce Certo, li dà proprio. limone. Sì. Ecco qua adesso vedo che ci sono le bolle, quindi già vado. E vado abbastanza secca. Cerchiamo di sparpagliarle. Cioè, tra l'altro non deve friggere tutto, nel senso non deve essere coperto del tutto, ma un po'. C'è chi ci mette più farina, va a gusti. Io preferisco sentire un po' più il sapore del pesce. Ecco qua non friggere troppo. Io direi un 3 minuti massimo. Questa è una friggitrice, sarebbe ottimo. Cioè, vedi, guarda, anche sbruciacchiarla un po', Se si mette un po' più di farina di mais diventano ancora più croccanti. Ecco, adesso gli diamo un ultimo pizzico di sale. Tu qua sei pronto, Sì, vero? sono pronto, Perfetto. sì. Un po' di limone, questo è proprio così. Lascerei a te gli onori, Dai, taglio, come taglio ok? Come la vuoi, allora di solito va a quattrina, la spicchi, un po' come facciamo spicchietti. noi, sì. Beh, buon Beh, ma appetito! grazie, grazie di cuore Beh, della grazie! ricetta Beh, e adesso vediamo.